Benvenuti a questo breve video tutoriale di presentazione della procedura di registrazione dei giudizi sintetici di ammissione all'esame di Stato per gli studenti delle classi quinte. I docenti coordinatore cui spetta la proposta del giudizio, la formulazione della proposta del giudizio di ammissione devono utilizzare la piattaforma dei servizi Argo Scuola Next. Una volta entrati in Argo Scuola Next, bisogna attivare la sezione Scrutini. Tra le varie icone della sezione Scrutini, bisogna cliccare sull'icona della penna, che è relativa appunto alla procedura di registrazione dei giudizi sintetici di ammissione. Cliccando su tale icona si aprirà l'elenco delle classi assegnate al docente e il docente sceglierà la classe di cui è coordinatore, la classe quinta naturalmente, parliamo delle classi quinte, e aprendo col doppio clic o su accedi la classe in questione si aprirà la scelta del riquadro e del periodo. Per riquadro si intende appunto il riquadro relativo al giudizio in questione, in questo caso si tratta semplicemente dell'unica funzione disponibile attualmente, che è quella di giudizio di ammissione agli esami di Stato, ma in futuro, come peraltro sarebbe opportuno, potrebbero trovarsi per esempio i riquadri relativi alla formulazione di giudizi finali sintetici per qualsiasi classe o per le singole discipline, o cosa che pure è prevista, la formulazione del cosiddetto giudizio relativo al livello della competenza, insomma, raggiunta dall'alunno. In questo caso però noi troveremo attivo soltanto appunto il riquadro relativo all'ammissione agli esami di Stato. Dopodiché si attiva il periodo che è quello relativo allo scrutinio finale. Una volta indicati appunto riquadro e periodo, si apre l'elenco degli alunni e per ciascun alunno è possibile con pochi clic arrivare a proporre il giudizio sintetico di ammissione. Basta fare doppio clic sul nome dell'alunno oppure sulla iconcina Modifica giudizio. Una volta cliccato per esempio sull'iconcina si aprirà una scheda con dei numeri relativo ai vari indicatori. Il primo indicatore in questo caso qui per esempio è quello delle conoscenze, per cui noi possiamo inserire il numero di codice relativo alla frase che definisce appunto la conoscenza, il livello di conoscenza. Ad esempio in questo caso se noi inseriamo il numero 1 o facciamo doppio clic sul numero 3 andiamo a indicare che il livello di conoscenza è completo ed approfondito, oppure se inseriamo il numero 2 andiamo ad indicare che le conoscenze sono complete, approfondite ed ampliate, e nella parte bassa della schermata vediamo appunto in diretta compilarsi, autocompilarsi il giudizio. Dopo andremo al secondo livello e andiamo a indicare che con un altro numero, per quanto riguarda per esempio l'esecuzione di compiti, questo livello è pari alla dicitura, esegue compiti complessi, sa applicare contenuti e procedure anche in ambiti non usuali, eccetera. Così procediamo per esempio per il terzo indicatore, che è quello relativo alle capacità, per cui scegliamo, in questo caso demo arbitrario, il livello 4, per cui il giudizio continua ad autocompilarsi, sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza e via dicendo. Fino al livello 10. 5 è la voce relativa ai progressi curriculari, 6 è quella relativa al comportamento, 7 è quello relativo all'impegno, l'indicatore 8 è relativo all'interesse, l'indicatore 9 è relativo alla partecipazione, finale, l'indicatore 10 è quello relativo al metodo di studio. Per ciascuno appunto di questi indicatori esistono diversi livelli. È chiaro che una volta compilato in questo modo il giudizio possiamo salvarlo, salvare il giudizio, oppure cancellarlo in parte o tutto, oppure riformularlo successivamente in sede appunto di consiglio di classe, o non tenere affatto conto di questa griglia, che però è una griglia, ricordiamo, ufficiale, standard e approvata da anni con delibera da parte del collegio dei docenti, ma in ogni caso per personalizzare, introdurre ulteriori elementi, variare, è sempre possibile riscrivere il giudizio per completarlo, precisarlo e perfezionarlo. Una volta
salvato il giudizio per un determinato alunno, utilizzando le frecce possiamo passare all'alunno successivo e procedere allo stesso modo. In questa maniera si compileranno i giudizi sintetici di ammissione per tutti gli studenti delle classi quinte, che saranno poi automaticamente stampati nelle schede di presentazione alla commissione d'esame, quei documenti che si chiamano volgarmente la camicia, insomma, dello studente. E questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione.